tu magari non mi mangi adesso la foto, vediamo se non la mangio, no? E magari non mi mangi neanche quello lì. No, non si mangia questo e neanche il telefono. Io devo stare tutto il tempo in questa posizione, no? Proviamo. Ciao a tutti, non ho sugli occhiali però dovrei essere a fuoco, la luce fa schifo però volevo fare lo stesso questo video perché ve l'avevo promesso, visto che in questo periodo di promesse non ne sta mantenendo, adesso il fatto di toccare i capelli quello è rimasto, anzi mettiamo gli occhiali. Ti vuoi far vedere? Si è spatasciato giù. Se lo vedete, ma si è praticamente buttato giù. È in fase dolcezza, quindi vabbè. Allora, buongiorno, anzi buonasera perché sono tipo le 6:30, credo ormai. E volevo fare per forza questo video. In realtà, ne approfitto perché ho ancora due aziende di cui parlarvi e volevo raccontarvi un attimino quello che mi è successo in questo periodo, se riesco, perché Artù mi sa che gli piace questa foto, che tra l'altro appunto volevo parlarvi di questo sito. E non mi ricordo più come si chiama il video. Lui è Artù ed è la mia disgrazia. È una peste. Io direi che per rompere il ghiaccio, visto che non mi ricordo più come si fa un video, inizierei rispondendo alle domande che mi avete fatto su Instagram e così che magari mi sento sì, meno impacciata. Artù, vabbè. Allora, Sara mi chiede: ciao Ile, come va il lavoro nuovo? Stai ancora pensando al corso OS? Baci. Allora, il lavoro va bene, devo dire che mi piace, mi trovo bene, a parte un piccolo disguido che è successo tra colleghi, però insomma va tutto abbastanza bene. Fammi un bacio. Devo dire che mi piace, quindi mi trovo bene. E non sto più pensando al corso di OS perché ovviamente è un lavoro che mi tiene impegnata tutto il giorno e non avrei tempo per fare nient'altro. E poi, Paola, ormai il 2017, sta per terminare. Qual è stata l'emozione più bella che hai vissuto quest'anno? Il 2017 per me è stato un anno. Artù, guarda che c'hai il coso. Che cacchio c'hai qua? Fai un... Vabbè, il 2017 per me è stato un anno pazzesco, dal fatto di aver comprato casa, al fatto di aver preso Artù, al fatto di aver cambiato lavoro, è stato un anno pieno, diciamo. Qui in realtà le emozioni sono state tantissime. Sicuramente quella che ha prevalso di più è stata la carica, cioè l'adrenalina che mi ha accompagnato per tutto questo 2017, quindi l'ansia, ma anche la felicità e la tristezza meno. Quindi quest'anno la tristezza l'abbiamo messa un po' da parte. Artù è preso da questa foto, ti piace così tanto? Il sito è LalaLab e ti piace? Le ha mangiate tutte. Io ho cosparso casa di queste foto, ma Artù me le ha mangiate. Artù, non iniziare a piangere, eh? Proprio guarda. Vuoi andare di vai di là con papà. Poi Elisa, ciao Ile, prima di tutto come stai? Che programmi hai per queste feste di Natale? Un bacione. Ciao Elisa. Allora, come sto? Sto abbastanza bene. Il programma per queste feste è quello di tutti gli anni, quindi un po' da parenti, un po' da parenti di Luca, un po' quest'anno anche qui a casa, quindi faremo per la prima volta Natale a casa mia ed è la novità, penso, e sono felicissima. Poi, Michela, cosa è successo in tutto questo tempo? Perché non hai mai risposto alla domanda come stai? Qualcosa non va? E attualmente come va la tua vita? Voi lo vedete da dietro. E la tua salute? So che sono delle domande piuttosto personali, ma spero che tu risponda come hai sempre fatto. Allora, cosa è successo in tutto questo tempo? In realtà è la domanda che
che più dovrebbe riassumere questo video. In realtà non è successo niente. In realtà sono stata semplicemente presa con il lavoro, e nel weekend non sono riuscita ancora ad organizzarmi. Nel senso che arriva il weekend e voglio godermi, mi viene da dire la mia famiglia, perché comunque la mia famiglia era tu e Luca, e mi viene da godermi tutto quello che è il contorno, quindi da fare i mestieri, a dover preparare da mangiare, a andare a fare la spesa, a stare con Luca, a giocare con Artù. E devo dire che YouTube sicuramente è passato in secondo piano, ed è ovvio, nel senso che è inutile che vi prenda in giro. Vi ho sempre pensato, non c'è stato mai un momento in cui non eravate nella mia mente, però in questo mese ho voluto fare altro e avevo bisogno di dedicare tempo ad altre cose. E attualmente, sinceramente, appunto, non c'è niente che non va. Come la mia salute, la mia salute è sto bene, ci sono stati un pochino di peggioramenti con la malattia. Magari scrivetemi qui sotto se vi potrebbe far piacere un video a parte, perché sarebbe una cosa molto lunga. Quindi se vi va vi faccio un video dove vi spiego un po' quello che è successo, perché di cambiamenti a livello di salute ce ne sono stati purtroppo. Quindi vi farò un video a parte, lasciatemi qui sotto un commento se vi va. Poi Ile, Maddalena, ciao Ile, poi Ile. Innanzitutto come stai? Volevo sapere che farmaco stai assumendo per la sclerosi multipla, un bacione. Ciao, un bacione anche a te. Allora, attualmente è un MI, la terapia, però è il Tecfidera e sono delle pastiglie. Come stai? L'ho già detto prima. Giulio 89, ciao Ile, come stai? In questa foto mi piace un sacco perché avevo in braccio Artù, ero ai mercatini di Bolzano. La mia domanda è: ti ha cambiato la vita Artù e ti ha aiutato nella malattia? Un bacione. Allora, come sto, l'ho già detto, e Artù mi ha stravolto la vita. Vieni, visto che stiamo parlando di te, vieni qua. Artù mi ha stravolto la vita. Quando ho fatto il primo video era piccolissimo e non voleva neanche stare sul letto, non voleva. È come avere un figlio, è la stessa cosa. Qualsiasi cosa fai è. Oddio, scusami, Artù. Sì, non so in realtà come spiegarvi quello che c'è, cioè, il rapporto tra me e Artù è una cosa. Credo indescrivibile, che solo chi ha un cane può capire. In realtà adesso sembra che non vuole stare con me, ma vuole stare con me. La smetti? È viziato, tanto viziato, è noioso, tanto noioso, noioso nel senso che essendo viziato, quando qualcosa non gli va, lo fa capire. Rompendoti le balle, piangendo, meno male che non abbaia, è un cane che non sa cos'è l'abbaio se non quando viene istigato, ma stava mangiando il Mercy Andy. Non si mangia! Però è un cane viziatissimo ed è colpa mia, lo so. Però. Quindi sì, diciamo che Artù me l'ha stravolta la vita. Se mi ha aiutato nella malattia. In realtà mi aiuta semplicemente a riempirmi la vita, quindi a non pensare magari a volte a cose negative, però è una cosa molto bella averlo, anche se in realtà è impegnativo, tanto impegnativo avere un cane. Non dico che non pensavo così tanto, perché comunque immaginavo. Però è vero anche che finché non lo provi non lo puoi veramente capire. Si sta leccando il pisellino. E per cui sì, abbiamo poi un bel rapporto anche, quindi sono contenta. Poi. Robin, ciao Ile, volevo chiederti, sei soddisfatta del tuo percorso su YouTube? Credi che YouTube sia cambiato in meglio o in peggio in tutti questi anni? Ti mando un bacio forte, ti seguo sempre. Ciao Robin, io ti mando un bacione perché so chi sei, quindi ovviamente
Ti ringrazio anche per tutto quello che hai fatto prima, quindi il discorso YouTube sarebbe ampio, troppo ampio da affrontare. Non sono sicuramente soddisfatta al 100% del mio percorso su YouTube, vi direi una bugia dicendovi che lo sono. Diciamo che potevo sicuramente dare di più, ma ho dato quello che ho sempre voluto dare, cioè penso che sia giusto il riscontro che ho avuto, nel senso che quello che ho dato ho poi ricevuto indietro. Non mi sono mai sforzata più di tanto e i risultati si sono ovviamente visti. Sono, penso, nella via di mezzo e mi sento io nella via di mezzo, quindi mi sento di aver dato a YouTube, ma nello stesso tempo mi sento di non aver dato poi così tanto a YouTube. Penso che YouTube stia andando sempre peggio, ma semplicemente perché ci siano, secondo me ci sono al momento troppe persone. Più che altro i contenuti sono diventati veramente banali, secondo me, tanti video, e me ne accorgo. Non vorrei dire una cosa che poi magari non penso che viene letta male. Però ci sono veramente dei contenuti stupidi che a mio parere hanno un seguito molto alto e non capisco il motivo. Detto questo, poi ognuno nella sua vita è libero di vedere ciò che vuole, quindi evidentemente queste persone, questi canali comunque avranno il suo perché, ecco. Comunque niente, io continuerò a fare il mio come l'ho sempre fatto. Detto questo, vi parlo delle due aziende che non vi ho citato in questo mese, che sono la Mercy Handy, che mi ha mandato questi campioncini di cui io in realtà già vi avevo parlato forse su Instagram, perché su Instagram ve ne ho parlato. Praticamente me ne ha mandati tre, due li ho già usati perché sono buonissimi e sono tipo dei detergenti per le mani. Vi lasciano un odore sulle mani buonissimo, l'avevo fatto assaggiare anche delle mie colleghe quando lavoravo ancora da Zara e me ne porto sempre in borsa, sono comodissimi. E tra l'altro costano pochissimo e vi lascio poi qui sotto il link. L'altra azienda invece è l'applicazione che tutti ormai conoscete, che voi conosciate, conoscerete sicuramente, che è la LaLab, che è l'applicazione che vi stampa le tessere, insomma le foto, tutte queste cose qua. Questa è una di quelle che mi sono fatta fare con la foto di me e Luca a Sirmione, questa era dell'anno scorso. Potete personalizzarle e vi lascio qui sotto il codice sconto se volete stampare delle foto. E io avevo comprato questi cosini di legno da lasciare in giro per casa, in modo tale da attaccare tutte le foto così. Il problema è che Artù me le ha mangiate tutte. Questa è l'unica che si è salvata, no scherzo, non è l'unica ma quasi. Tutte quelle in cui era presente lui ha deciso di mangiarle. Questa in cui non era presente lui, l'ha lasciata lì, ovviamente. E quindi niente. In realtà il video è finito. Sì, già, voglio, voglio ancora di parlare. Voi come state? Questo mese cosa è successo? Io, se vi va, il prossimo video che registrerò sarà quello magari sugli aggiornamenti sulla mia malattia. Fatemi sapere qui sotto. E spero che voi possiate capire questo mese in cui io non ho fatto video volutamente, nel senso che ero consapevole di quello che stavo facendo ed ero anche consapevole del fatto che in molti si sarebbero disiscritti, molti avrebbero abbandonato un po' il fatto di seguirmi, però credo che fare video quando non ne hai voglia non è la soluzione. Questo mese non avevo voglia di fare video, non ne sentivo la necessità e non avevo neanche voglia di guardare video. Quindi questo mi ha fatto capire che proprio YouTube non era nei miei pensieri. Ho fatto un sacco di shopping perché ovviamente con il nuovo lavoro mi metto tutti i giorni vestiti, quindi avrei un sacco di vestiti da farvi vedere. Parlarvi di un sacco di negozi di cui prima non ne capivo, cioè io non ne conoscevo l'esistenza, nel senso che non c'entravo. E niente, adesso porterò giù Artù a fare la pipì, dammi un altro bacino. E
E nulla, spero che vi abbia fatto piacere, insomma, questo video. Mi sento un po' impacciata, magari poi, insomma, si vedrà, me lo farete sapere. Però in realtà non sapevo bene, non mi ero organizzata su cosa dirvi, non lo so, non mi ero programmata qualcosa per questo video. E niente. Ah, e poi volevo farvi anche il video sui regali di Natale, quindi qualche idea, perché quest'anno devo dire che ne ho avute tante. Amazon mi ha aiutato nella scoperta di un sacco di regali di Natale. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, che vi giuro che sarà presto. E io Artù, saluta, saluta, vi mandiamo un bacio e vi salutiamo. Adesso mi scappa, vieni qua da me. E te, andiamo giù a fare la pipì. Saluta. Ciao!